Ok che sei un bambino, ma sei rincoglionito. E Woody fa, cioè, bimbi, ciao, grazie, arrivederci, vado ad aiutare i giocattoli perduti nel Luna Park. Ma che ti sei, ma siete tutti drogati, e incazzato nero. Benvenuti a un nuovo video con Ambra, dove faremo il nostro bufufufufu sui film Pixar. Quando abbiamo fatto i film Disney, quando abbiamo fatto i cattivi Disney, c'è tale Dario Moccia che ha reagito ai nostri video dicendo no qui, no qui, no là. Dario Moccia, allora, come ho sempre detto, Dario ha una cultura cinematografica, fumettistica, molto vasta. E rompo anche parecchio il cazzo. Rompe parecchio il cazzo. L'unica cosa su cui è stato d'accordo con me è stata la quotazione di fantasia. Sì, però Ambra, nonostante concordiamo molto poco sull'animazione, è quella che sa esprimere le idee in maniera migliore rispetto a Maurizio che fa oh, questo è bello, Dio buono, te! Wall-E contro Ratatouille. Oh signore, è già un bordello. E qui è molto difficile, anche per me. Allora, Wall-E è il futuro che ci aspetta. Sì, c'è poco da fare. Ratatouille è diretto da Carlo Vanni. È come doppiaggio. Esatto. Plagio della giuria, però così. In realtà è diretto da Brad Bird, che è il regista anche del Gigante di Ferro, storico regista anche delle prime serie dei Simpson. Degli Incredibili. Anche di Incredibili e Incredibili 2. Vedi loro, io avrei detto, oh, c'è il robot. Che va bene, eh. Anzi, il design dei robot è proprio la cosa che più funziona, secondo me. Io di istinto direi Ratatouille, perché sono più legato al titolo per vari motivi. A parte che a me la Ratatouille ha messo un sacco di fame, cioè l'ho cucinata apposta dopo averla vista, però il tema ambientalista. È vero, lei è ambientalista. C'è da dire una roba su Wall-E, secondo me, che la prima parte funziona molto di più della seconda. E la prima parte è muta, molto più basata sull'immagine, sulle pochissime espressioni che hanno questi robot. La seconda è incredibile anche a livello sociale, politico. È un pizzico retorica vedendo anche chi l'ha prodotto, ma Ratatouille funziona tutto. E poi ci sono, ti ricordo Ambra, tre storyline diverse, c'è cioè il rapporto amoroso tra Linguini e la ragazza che ora mi viene il nome, Domitilla d'Amico, cioè caschetto. Io ragiono per doppio solo. Sì, lei, la storia del rapporto tra Remy e la sua famiglia è molto poi tutta la sottotrama del critico che mangia, ritorna bambino. Non è mica facile impostarsi da una roba a quell'altra non sentendo. Vediamo se ti ha convinto. Allora, ha ragione, e ho visto molto più Ratatouille di Wall-E. Lo dovrei rivedere per validare la tua ipotesi. Non è un'ipotesi, è un'analisi. Però è anche vero che mentre Ratatouille ha più un taglio è da il primo, eh. Sono poi le ha 4, più un taglio, aspetta, fai te, io sono ospite, 2. Fai te. Voto Wall-E per il coraggio del tema. C'è da dire che anche il tema della famiglia Ratatouille affrontato in quella maniera è molto adulto, ma è un film comunque per bambini. Però vai, no, si tratta del suicidio anche, sì. Muoiono i topi. Vai Maurizio, tocca a te. Però Dario, vai, tu sai benissimo che io devo trombare, quindi di Wall-E. Che cazzo di motivazione è? Oh, no, sì. Gli Incredibili, basta. Lightyear è un film insensato, accessorio, filler di una filmografia che ha fatto quasi sempre bombe. E poi te vai a vedere Lightyear, il film che ha visto Andy negli anni 90. E secondo voi negli anni 90 c'era un film basato su un brand di giocattoli con la capa dello Space Marine nera, credo bisessuale, omosessuale, e che fa l'inseminazione artificiale? Sicuro, guarda. Negli anni 90 ste tematiche nei film per ragazzini basati su giocattoli le tirava così come prezzemolo, e te lo dicono nel cartello iniziale, e te devi chiudere tutto, dici non mi alzo perché non è possibile una cosa del genere. Poi Interstellar l'avevamo già visto, vaffanculo Lightyear, viva gli Incredibili. Sono d'accordo. Cars contro Bugs Life. Bugs Life, Sette Samurai, cioè, e gli insetti. Volete qualcosa di più? Non penso. Cars 3, ancora la solita retorica che abbiamo già visto in due film. Il primo tanto, il secondo già caruccio, ma il terzo per piacere. Posso dire che io da piccola avevo una cotta per Flick. Ambra, vabbè, no, lei c'ha problemi. No, aspetta, Agnese ce l'aveva per Crash. Bandicoot, sì. Crash Bandicoot, sì. Cars 2 contro Toy Story 2. Ah, ora, per favore, non ne discutiamo neanche. Di questi film ne discuteremo quando incontreranno qualche colosso. Quel che altro, esatto. Però qui non c'è veramente. Meno male, vai, subito fare dei coglioni. Inside Out e Ribelle The Brave. Per me è una cosa personale. In Inside Out c'è un pinco pallo, come si chiama? Pallo? Bing Bong. Bing Bong. Ah, ecco, l'amico Bing immaginario. Quella è una bella scena. Io avevo un amico immaginario e mi ricordo quando andò via e non l'ho più rivisto. La scena sua io ho tipo... Sì, è vero. Però la canzone di Mordu. Ho capito, per una canzone. No, è che io bimbi mi sono posto... Hanno rotto le... scusami. Va benissimo, però le canzoni hanno rotto il cazzo, raga. In cubo. Basta. Giù. Sì. Fammi le canzoni. In Inside Out non ci sono canzoni, se non sbaglio. No, Ribelle è un progresso artistico, tecnico incredibile. Incredibile. Però la storia è sempre quella lì. Inside Out è molto più simpatico, ma solo la scena finale dei gatti, vedi cosa c'è nella mente dei gatti e John tutto e fanno un casino, quello è già più interessante. Vediamo il 2, anche se
Va Inside Out. Inside Out. Red contro Up. Io non ho visto Red. Io tu sì? Sì, è interessante anche per un adulto, però è più accessibile per i bambini. Secondo me Red soffre dei problemi di cui soffrono i film della Disney e della Pixar degli ultimi tempi. Facciamo un esempio paragonandolo ad Up. Up ha un elemento fantastico, poco credibile se lo proietti nella realtà. Cioè, okay, a un certo punto la casa è un vecchietto, si solleva con migliaia di palloncini e te fai minchia. Però ci credi. Perché ci credi? Perché contestualizzato. Il racconto a poco ti porta a credere che quella cosa possa effettivamente succedere. Con Red invece c'è un'altra roba, c'è lei che si trasforma in un panda rosso gigante, panda rosso. Però a un certo punto la vediamo corre su tetti di un quartiere di giorno e ci sono i bimbi della sua scuola che si fanno le foto con lei e non snicciano i genitori, cioè non ce n'è uno che dice oh poi io ho fatto la foto al panda medico, rosso a 2 metri e fa, ma che cazzo dici? No, tu giuro, ho fatto la scuola, abbiamo fatto tutti. No, aspetta, aggiungo che con la trasformazione della madre tutto finisce a taralli, anche se hanno scassato uno stadio. Quindi adesso sì, che sto rispolverando. Cioè, sì, non... Beh, allora, lei è una che sta molto attenta alla plausibilità di quello che avviene nell'universo narrativo che stiamo guardando, che comunque stiamo leggendo. Il fatto che la casa si libra in volo viene fatta passare come plausibile all'interno della sì, narrazione. Sì, cioè ci credi perché è l'elemento con cui Fredrickson si prende la sua vendetta nei confronti della multinazionale, va a comprare tutto il quartiere. E questa vendetta ti porta a crederci. In Red invece non c'è la stessa intensità. Ma Red ha lo stesso problema di Elemental, che poi vedremo dopo. Lì si sfocia proprio nel delirio. Quello mi manca, okay, ad esempio. Direi che andiamo con Up. Sì, sì, sì. Il viaggio di Arlo è alla ricerca di Dory. Sono due film medi per me, però. Io non ho visto nessuno dei due, okay, ma perché a me Dory è sempre stata sui maroni da morire. Abbiamo scoperto oggi, ragazzi, che Abra Pazzani odia gli handicappati. Lo possiamo dire? No, lo possiamo. Così però indori la pillola. A quanto pare li ama gli handicappati. Abbiamo subito. È vero. Però c'è un problema grave. Capisce una sega, c'ha la memoria a breve termine. Viaggio di Arlo è un rapporto, cioè un viaggio, sì, un romanzo di formazione western con i dinosauri. Caruccio, però rimane lì. Dory mi ha divertito tanto, come il primo. Certo, ci devi, anche lì devi credere a delle ose, tipo il porpo che si sposta nell'acquario infilandosi nella brocca del caffè. C'è delle ose. A un certo punto guidano un camion, eh. Lo guardi e dici, boh, mi sono divertito. Ma come il primo Nemo, Direi. Che andiamo avanti con i pesci, anche perché sono merluzzo. Bah. Gli Incredibili 2 e Monster & Co. Sì, allora, sì, no. Io direi Monster & Co. Nonostante per me gli Incredibili 2, colpo di scena sia prevedibile come il piscio dopo la birra, come diceva il GOAT Zeb 89, io direi Monster & Co. perché è molto più profondo, molto più bello. Tante idee fiche. Ma soprattutto, a me piaceva Randall. Certo. Randall. Sì, nelle sue fantasie sessuali c'è Freezer. Che boom, no. Il primo Cars contro la ricerca di Nemo. A me Cars non mi dice veramente niente. No, io dico Nemo anch'io. Beh, perché Cars è caruccio, però Nemo è molto più non di ti papà rimane, non lo sforzo rimane, tecnico che hanno fatto per ricreare l'oceano in quella maniera, che sono andati a filmare la barriera corallina. Tra l'altro con questo film la Pixar vuole sensibilizzare sull'oceano, la vita. E sai cosa è successo dopo? Che i pesci pagliaccio sono andati a ruba. Sì, sì, sono spariti, un depredistrutto. Complimenti ragazzi, come al solito capite bene il cinema. Grandi. A Monster University e Soul. Sono due film secondo me un po' particolari. Soul secondo me è un bel viaggio. Potevano evitare la parte eccessivamente ridicola dei pupazzetti, però la tematica che tratta a me interessa molto e piace molto. Quello della vita, del vissuto, del guardarsi indietro, di dove siamo arrivati e dove arriveremo poi alla fine. Mi si è risollevato e risolto negli ultimi 15 minuti. Monsters University l'ho trovato carino. Per me è carino, a parte Randall piccolino, sì, con gli bene. Occhiali. Più che altro è che a me ha deluso Soul. In certi punti hanno influito sull'esperienza del film. Peccato, perché l'idea è interessante. Anche, quindi non, è un po' non così. Non so. Mentre Monsters University è un po' più lineare come godimento. Monsters University è un po' piatto. Poi devi rivaleggiare con il tuo successore, perché questo doveva essere un prequel. Tra l'altro entra in conflitto con alcune cose che dicono. Sì, che non tornano. Film. Vabbè, sono due film, cioè almeno documentati su quelle robe. Vabbè. E Soul invece aveva delle grandi possibilità, però inespresse per tanti motivi. Alcuni di quelli che avete detto anche voi. Io punirei più Soul, ma più che altro perché poteva dare di più. Però come film funziona più Soul. Però secondo me Monster University è un film leggero fatto con leggerezza. Come dicevi tu, il potenziale di Soul poteva dare molto di più. Ambra, sei d'accordo? Sì, non importa. Che frustata.
il primo vai. Toy Story. Si è addormentato quello che ha montato il film. Sembra che non sia uscito, peraltro. Voglio dire una cosa, l'ho già detto e per me è così: Onward non era un film, era una serie che poi è andata a puttane per X motivi, probabilmente anche problemi di Covid, quello che c'è stato, e l'hanno ritagliuzzato per farci un film. Perché ci sono dei punti dove si vede che manca qualcosa, c'è qualche problema nel montaggio. Vabbè, Toy Story, c'è poco da dire. Non ci sarebbe stata storia. Non so voi, magari che sì, ma io l'ho visto al cinema il primo Toy Story. Credo io sì, al cinema. Io avevo 2 anni, quindi non penso. Scusami, stavo guardando i simpatici prodotti Prozis. Prozis col 10% di sconto. Lo vuoi il 10% di sconto? Merluz 10. Ma qui vedo che non ci sono zuccheri aggiunti. Affatto. Fonte di proteine e fibre? Sì. Ma stai scherzando? No. Allora vengo da te. Già, non fai mica delle silente. Oh, che merda di pupazzo. App contro Toy Story 2. Toy Story 2. C'è Zurg, sì. Che io sono tuo padre. Monster & Co. Toy Story 4. Toy Story 4 ci saluta. Alla è stato un piacere, eh. Però Toy Story 4 rinnega tutto quello che è stato detto nei primi 3 film. Io non l'ho visto, ma così non ho voglia di vederlo. Allora Dario, dici perché. Io capisco che voi, a un certo punto, Buzz Lightyear è sempre stato così, no? Il personaggio gag di tutti i film. Nel primo era rincoglionito, non sapeva di essere un giocattolo, vai di gag. Nel secondo c'erano le copie di lui che erano rincoglioniti come lui, ma peggio, perché te lo accorgevi di più. Nel 3 diventava il ballerino di flamenco perché veniva resettato e diventava spagnolo. In questo, ok, vuoi ridarmi la gag, ma che gag hanno utilizzato? Che lui parla con la sua voce interiore. E qual è la voce interiore? Uno dei pulsanti che clicca e che propone le sue voci registrate, e lui dice: "It's a secret mission in uncharted space. Let's go." I think I have to go. Where are you going? Why? Ok, seguirò questa voce. Buzz nel primo film scopre di essere un giocattolo attraverso uno spot. A un certo punto proprio fa così e fa. Allora questa è una voce registrata. Nel 4 lui si dimentica, non si sa perché, questa cosa. Decide che quella è la sua voce interiore e ritorna rincoglionito. Fa un passo indietro a livello di scrittura del personaggio. Poi Woody ci fa un cazzo sì nel terzo film. Noi siamo per i bambini, noi dobbiamo essere per i bambini. Ci dobbiamo essere sempre per il nostro padroncino. Fino alla fine qui? No, no. Io sono per i giocattoli, vado a salvare. Ciao. Come ciao? Poi Bonnie, Andy dice proteggili, ho trovato uno a mettere, cioè si trova un altro Andy che protegge i giocattoli. A un certo punto Woody lo tira, ci si pulisce il culo. Poi si scorda e al suo posto ci mette una forchetta col pongo. Ok che sei un bambino, ma sei rincoglionito. Cioè Bonnie si vede nel terzo film che li tiene come se fossero reliquie. Qui sembra lo scatizzo la merda. Cioè beh, il coso mette lo spazzolone, lo spazzolone. E Woody fa, cioè bimbi ciao, grazie, arrivederci, vado ad aiutare i giocattoli perduti nella Luna Park. Ma che ti sei, ma ci siete tutti drogati. Incazzato nero sono. Allora Toy Story, ora fanno 5. Il 5 primo Toy Story alla ricerca di Dory, direi che non c'è paragone. Wall-E contro Coco. Mi diranno tutti, ti faccio parlare a voi, eh. Allora Coco gioca su delle mie tematiche molto forti. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo. L'ho visto una volta sola. Per me Coco è come Red e Toby. Nel senso, è un film che l'hai visto, basta. Cioè io Red e Toby l'ho visto quando avevo 8 anni. Non l'ho visto mai più. A 7 anni traumatizza Red. Io lo vedevo a ripetizione. Coco per me è la stessa cosa. Piangi perché ti vuole far piangere Coco. Oh ecco, oh. C'è un critico cinematografico che scrisse una recensione su Patch Adams, film che io detesto alla follia. Robbie Williams ti obbliga ad aprire gli occhi e a inserire del collirio nella pupilla pur di farti piangere. Che è quello che fa più o meno Coco. Sì, però Coco è più bello di è Patch molto Adams. Più bello di Patch Adams. Sì, a me i film sotto ogni aspetto, cor malato o cor morto, cioè questo genere lì, non ce l'ho mai tanto simpatici. E i film sull'olocausto, a parte Il pianista e qualche altra eccezione, Schindler's List, però quelli che oh guardate avanti ebrei morti, guardateli, ora dovete piangere, poi quella roba lì non devi anche crearmi il cinema, certo, se no mi guardo certo, il documentario. Questa cosa in Coco c'è, ma di contorno c'è una bella storia quando entrano nel mondo dei morti. È meraviglioso, è molto incredibile, bello. È però sì, la canzoncina, la nonna, non lo so. E io dico più Wall-E per i motivi che diceva Ambra. Io voterò Wall-E, anche se riconosco che in Coco c'è una cosa molto molto bella, che è lo stesso doppiatore di Jerry che fa il cattivo, Jerry di Rick e Morty. Sì, sì, ho capito. Gli Incredibili contro Inside Out. Guerra. Io ti dico Incredibili. Siamo d'accordo? Perché Inside Out poteva dare molto di più. Infatti ho paura di Inside Out 2 per quello. Lei è cresciuta e in quell'età ci sono le prime pulsioni sessuali e io non credo che... Ouch. E infatti per evitare quello hanno messo l'ansia. Sì, ma anche l'ansia, così. Come me la tratteranno? Io appunto, ho un po' paura che... delicatissimo. Capito? Io, siccome mi dicevano che somigliavo a Mr. Incredible da giovane, sono Incredibili.
Allora, La ricerca di Nemo contro Elemental. Allora. Cioè, la versione svizzera si chiama Elemental. Allora, a parte queste cazzate. Cazzate, io devo dire, i miei video li devo dire. Da contratto con Paolo. Che film è? Vabbè, ma è una metafora. Io ti potrei dire, hai ragione, bellissima metafora. Che bella sensibilizzazione. Ma se fossimo nel 1908, siamo nel 2024, di film così ne abbiamo visti 1,5 milioni. Anche basta. Monster University e Luca. Ma è sicuro. A te Luca è piaciuto? Che piaciucchiato, sì, anche sì, non mi dispiace. Sì, vabbè, c'è il mostro in mezzo al paese, tutti boh. È come se sottovalutassero l'intelligenza del pubblico ultimamente. Non so. Bugs Life, Toy Story 3. Toy Story 3 per me. Bugs Life. Ma in Toy Story 3 c'è cosa quasi. Alla fine, c'è anche solo per la citazione di lui che scende dal camion alla fine, si scopre essere Sid. No, ma poi il piano che fanno per evadere è incredibile, Mister Potete Scegliere. La cosa che fosse Sid non me la ricordo per niente. Sì, però ci sono Barbie e Ken. Barbie e no, Ken. No, Bugs Life è vabbè, io sono ospite. Mi fa malissimo, però. Prima te l'ho data vinta a te, ora per no, Toy così Story 3. È vero però oggi vero. È morto il cinema. Gli Incredibili, Luca. Gli Incredibili. Sì, qui sì. Siamo tutti d'accordo. Con sindrome fatto da Jensen. Che è lui tra l'altro. Toy Story 2 Toy Story 3. Me il 3. Sì, anche secondo me. Tu dici il 2 perché? Perché il 3 ha tante gag, di cui alcune carine, però mi sembrano più. Devo trovare delle gag da mettere nel 3 perché deve essere come Toy Story, mentre il 2 aveva più freschezza secondo me. E invece dico il 3 per proprio il contrario, che ci ho trovata tanta più tristezza dentro e l'ho preferito. Slinky che dice sarò vecchio ma ho ancora un bello slancio e comunque fa il salto per salvare la scena dell'inceneritore, ragazzi, cioè è devastante anche a livello registico. Era lì che era l'inceneritore. Sì, l'inceneritore mi ha fatto star male. Ma anche il finale con Andy che a un certo punto si accorge che quasi l'ha salutato, cioè il 2 è più comico, sì. A parte la scena che secondo me è una delle scene più belle del cinema d'animazione, del restauro di Woody. Boh, quella è da lì è nato l'ASMR. Quello anche la scena delle valigie, raga, ve la state scordando, sì. Quando entrano nell'aeroporto, cioè quella roba lì, a quell'epoca poi del 99, quante valigie tutte diverse, vedi, un turno si è messo a modellare tutte le valigie con computer, renderizzavi agosto con l'ombrellone, mangiavi il pandoro quando aveva finito, non lo so, cioè a me tutti i personaggi nuovi, Stretch, Twitch, cioè anche se uno c'era Twitch, ma anche l'osso a me faceva strapaura. Mi astengo perché ci sono troppe cose che non mi ricordo. Ma facciamo il 3, dai, Dario mi ha convinto. 3. Monster & Co. il primo contro Toy Story il primo. Se è fatto vincere Toy Story 3 ora fai Monsters & Co. Perché comunque quello è invecchiato peggio, anche per gli evidenti limiti tecnici. Sì, beh, sì. Il primo Toy Story è stato il primo film d'animazione in computer grafica. È un lungometraggio colossale, però sì. È il primo. È già come quasi tutti 30 anni, sì. E visto che ora stanno facendo live action Disney, sì. Molti ipotizzavano una sorta di rimasterizzazione del primo con i modelli nuovi. Secondo me ci andrebbe al cinema. Sì, anch'io. Però... però vai no, intaccare... come prende Guernica e la rifai. Cosa vuol dire? Boh, quelli che del 3 sono completamente diversi, cioè non è che l'hanno aggiornati i modelli, l'hanno proprio rifatti, sì, da sì, capo. Sì. Alla ricerca di Nemo, Wall-E. Per me Wall-E. Sì, anch'io sono d'accordo. Oh, ci siamo alla fine, eh. Wow. Wall-E, Toy Story 3. Col quale dico Toy Story 3 tutta la vita, però facciamo... Penso di sì. Pensi Toy Story 3 addirittura? Ma solo perché Toy Story 3 ha messo in gioco molti più dettagli, ad esempio nelle stesse scene, mentre Wall-E è una storia più basata sui concetti. Credo che a livello di animazione e gestione di tutti i personaggi sia più complesso. Toy Story 3 c'è Ken. Prima di Ken, che la gente ora no, ha detto sì. Barbie, ma Ken, guardate che c'erano già arrivati. Soprattutto con quell'atteggiamento uguale, è identico, se ci pensi. Gli Incredibili, Monster & Co. Dora qua. Io sono schierata con Monsters & Co. Ah, ok. Che c'è Randall. Sì, ma... oggettivamente ho rivisto infinite più volte Monsters & Company che Gli Incredibili. Per quanto mi piacciono moltissimo anche Gli Incredibili. A me piacciono i supereroi, quindi direi Incredibili. Però Monsters & Co. effettivamente non ha senso. Ci sono anche due cose tecniche particolari. In Monsters & Company hanno fatto tutti i peli, eccetera, eccetera. Però io mi ricordo che negli Incredibili c'è stata una delle prime volte in cui quando Flash corre sull'acqua hanno studiato l'effetto dell'acqua. Comunque sono stati dei momenti di evoluzione. Non solo. In realtà la Pixar fa sempre esercizi di stile sui nuovi... Faceva. Vabbè, ormai è arrivata lì e... Spider-Verse, vabbè, questo è il mio... Ma quella però è un'altra tecnica di animazione.
butta qualcosa dentro. Comunque più la Disney che la Pixar, sì. Effettivamente la Pixar deve mantenere questo stile. Però gli incredibili non solo, è stato il primo film lungometraggio con così tanti personaggi umani all'interno, okay, di un film Pixar, perché comunque c'era stato anche Shrek prima, però incredibile la prima, lo so, so che sei affezionata, è la prima volta che ne gestivano così tanti e li animavano così bene, quindi insomma dirò anch'io la mia chicca: Mr. Incredible e lui, il mostrone Sully, in italiano la stessa voce. E questa è un'altra chicchetta: il primo teaser trailer degli Incredibili, dove c'era lui ingrassato però con la tuta rossa, che era lì che si abbottonava la cintura e gli scoppiava eccetera, non aveva la stessa voce di Bob Parr del lungometraggio, ma c'aveva la voce di Carlo Valli. Si va in scena. Era lì e ha detto dobbiamo doppiare il teaser, facciamolo. Sai quante volte succede? Oh, fermo, ultimo round. Monster & Co. contro Toy Story 3. È la finale. Allora, sì, vi lascio scegliere a voi, perché io sono la guest. Direi Toy Story 3, ma lascio a... Quindi secondo te Toy Story 3 è il miglior film Disney Pixar? No, ora sono venute a fare queste combo. Magari poi... Magari sì, in altre sfide avrebbe vinto qualcun altro. Monster & Co. Ma proprio 100%. Quindi mi lasciate... Ah sì, la patata bollente. La patata bollente. Buona la patata bollente. Non è facile comunque. Sono due bombe molto, molto belli. Le porte. No, c'è bisogno. No, io come dico sempre, ragiono sempre di pancia, di emotività e di quello che mi ha lasciato il film emotivamente. Quindi io sono d'accordo con Ambra, Monsters & Co. Però pensa anche no, ti dico, pensa anche a cosa ti hanno lasciato loro in tutti e tre i film, perché il 3 mirava proprio a chiudere il cerchio, perché nel 2 Stinky Pete dice già: secondo te Andy ti porterà al college? Nel 3 te lo fanno vedere, quindi Woody che ti saluta sta salutando il tuo io bambino e ti sta introducendo la vita. È tua. Questo il punto. Noi siamo pieni di giocattoli. Mm-hmm. Noi non abbiamo mai abbandonato i giocattoli. Ci rispecchia meno, dici? Sì, perché questa cosa giustamente te me la fai notare, no? Pensi che quando andrà al college ci porterà con noi? Sì. Sì. Anzi, te li doppi pure. Esatto, capito? Anzi, sono stato a Prato di recente, ho ritrovato vecchi scatoloni e io gli ho ancora i miei vecchi giocattoli. Per quello dico Monster & Co. Dai, tanto non è che si lamenta nessuno sul tuo bomba atomica. Dario, grazie mille, grazie di essere stato il nostro ospite in questo Wufufu. Quindi ora chi reagirà a questo? Reagisco a me stesso. Ciao. No. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.